Vorrei esprimere la nostra profonda indignazione per la disgustosa battuta del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che al Family Day dello scorso sabato, rispondendo ad un giornalista delle Iene, ha esclamato: ma questo è il Family Day, non l'handicappato day. A Maurizio! Ah, no, ci sono proprio tutti! Oh, ma sputato! Family Day, non è l'handicappato day! Ecco, l'utilizzo, peraltro fuori dal tempo, del termine handicappato come insulto è deplorevole e schifoso per qualsiasi cittadino, figuriamoci per chi ha un ruolo pubblico. Gasparri deve dimettersi dall'alta carica che ricopre e, direi, ritirarsi per sempre dalla politica. Io, in quanto handicappato, avrò le mie disabilità, ma le assicuro che sono capace di mandare il vicepresidente del Senato a fanculo. No, onorevole Dall'Osso, per favore. Il Partito Democratico ha una tremenda paura del Movimento 5 Stelle. Ne ha data prova anche oggi. Ha approvato in commissione, in prima lettura qua alla Camera, una norma porcata, pensata, scritta e approvata contro il Movimento 5 Stelle. Ricorderete la legge che pochi mesi fa ha sbloccato 45 milioni e mezzo di soldi pubblici che sono finiti nelle casse dei partiti e aveva cancellato i controlli che la commissione preposta doveva fare a quei bilanci. Ebbene, non gli è bastato. Hanno tenuto in piedi solo la formalità per i partiti di consegnare a questa commissione lo statuto e il rendiconto, non più i controlli. Ma sapete cosa c'è scritto qua? Che chi non fa questa consegna formale si prende una sanzione di 200.000 euro e non c'è scritto che riguarda solo i partiti che vogliono i soldoni pubblici dei finanziamenti pubblici dei rimborsi elettorali, chiunque. Ma se pensano di abbattere il Movimento 5 Stelle con questa ennesima norma porcata contro di noi, si sbagliano di grosso. Oramai sento il nostro fiato sul collo, tra un po' li raggiungeremo, li supereremo e finalmente prenderemo in mano il governo del paese. RC Auto, siamo alle battute finali. Alla Camera dei Deputati a luglio è passata una norma che mette equità tra gli automobilisti virtuosi, ossia coloro che negli ultimi 5 anni non hanno dichiarato sinistri. A loro verrà applicato uno sconto che mette finalmente giustizia in tutta Italia. Il PD in quel periodo si è venduto questo emendamento come una grande vittoria, ma adesso in Senato sta invece per fare un regalo alle lobby assicurative. La vuole modificare, dicendo che andrà a modificarla comunque per migliorarla. Sarà una balla, sarà semplicemente un regalo alle lobby assicurative. Noi del Movimento 5 Stelle chiediamo a questi signori di fare un passo indietro, di non modificare questa norma, ma insieme votare per una RC Auto equa. L'Unione Europea ha accusato il governo polacco di attentare alla libertà dei media e del pluralismo. Questo perché con la nuova legge il ministro del Tesoro ha il potere di nominare e revocare i vertici dell'azienda della televisione pubblica. E allora perché la Commissione non accusa anche il governo italiano? La Commissione forse non sa che il Premier Renzi si è attribuito il potere di nominare e scegliere il super amministratore delegato della RAI? Come si ha in Italia la maggioranza in un consiglio di amministrazione della televisione pubblica in questo modo? Amministratore delegato nominato dal governo, altro consigliere di amministrazione nominato dal governo, altri 4 consiglieri sono nominati in questo modo, 2 dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato della Repubblica, con voto limitato a 1, ma può averne anche tutti e 4 e fare una sorta di unplain. 6 consiglieri di amministrazione su 7 possono appartenere alla maggioranza di governo. Quindi se c'è un rischio forte, e io lo vedo, in Polonia, non è possibile che non ci sia con questa legislazione un rischio forte in Italia. Siamo molto preoccupati ed è una preoccupazione che vogliamo condividere in Europa, magari anche con un atto della risoluzione del Parlamento europeo. In Sicilia, così come in tante regioni del Mediterraneo, l'agricoltura produce delle eccellenze straordinarie. Pensate ai pomodori di Pachino, alle arance di Ribera o della Piana di Catania, oppure a questo meraviglioso olio d'oliva extravergine. Eppure l'Unione Europea cosa fa?
L'Unione Europea, al posto di tutelare le produzioni d'eccellenza, pensa a devastarla. Così, memore dell'esperienza devastante del trattato UE-Marocco sul comparto agroalimentare, si è ben pensato di proporre l'aumento di altre 35.000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dalla Tunisia. Ora la domanda che voglio fare io è molto semplice ed è rivolta ai deputati dei paesi mediterranei, che sono soprattutto nei grandi gruppi di questo Parlamento, con particolare riferimento anche agli italiani del Partito Democratico. Allora voi, se non siete in grado di difendere le nostre tipicità, se non siete in grado di bloccare queste oscenità, vuol dire che qui ci venite soltanto a fare numero, solo per l'indennità. Se noi siamo per il privato è perché il pubblico, e lo sappiamo, non è in grado. Oggi alla Camera è stata approvata la proposta di legge sul cosiddetto dopo di noi. Il Movimento 5 Stelle ha votato convintamente contro. Ma cos'è il dopo di noi? Parliamo del futuro delle persone con disabilità grave una volta che i genitori vengono a mancare. Il centro della questione è stato: ma la risposta a questa reale e preoccupante esigenza da chi deve essere data? Dal pubblico o dal privato? Secondo il Movimento 5 Stelle e anche secondo le sentenze della Corte Costituzionale deve essere dato in via esclusiva dal pubblico, con un privato che aiuta il pubblico nelle sue funzioni. Per quanto riguarda il PD, con questa legge viene molto favorito il privato, al punto tale da permettergli di mettere soldi pubblici sotto controllo privato. Per noi questa legge aumenta la forbice tra persone più ricche e tra persone più povere. Da domani le auto potranno inquinare molto di più rispetto ai limiti consentiti, più del doppio. Questo è quanto è stato votato dalla gran parte del Parlamento europeo, che ha di fatto si è piegata alle esigenze e alle richieste del settore industriale, del settore delle automobili, che hanno richiesto a gran voce nuovi limiti più flessibili e più laschi per continuare a mettere sul mercato delle auto che di fatto inquinano molto di più. Il Movimento 5 Stelle ovviamente non ci sta, noi siamo assolutamente contrari rispetto a questa nuova misura che la Commissione ha introdotto. Da domani presenteremo un ricorso all'Ombudsman e molto probabilmente anche alla Corte di Giustizia, perché la Commissione non continui a calpestare i suoi stessi regolamenti, perché di fatto stiamo legittimando un comportamento assurdo che vede organismi tecnici e gli stati membri che rappresentano di fatto il settore industriale stravolgere quelle che sono le regole che i codecisori, Parlamento, Commissione e Consiglio, mettono nero su bianco nelle direttive e nei regolamenti che qui in queste istituzioni votiamo. Amministrative di Reggio Emilia 2014, abbiamo la moglie del sindaco, ex dirigente all'urbanistica di Reggio Emilia, che compra casa da un prestanome degli andranghetisti che tra il 2003 e il 2014 vince appalti a Reggio Emilia per 339.000 euro. Sa, signor Alfano, cosa fa un vero ministro dell'interno? Quando scopre che dei consiglieri comunali erano in contatto con imprenditori andranghetisti e uno di questi è a processo per concorso esterno in associazione mafiosa, un vero ministro dell'interno manda una commissione d'indagine. E lo fa per togliere il dubbio che l'attuale amministrazione comunale non sia stata influenzata e condizionata dall'andrangheta. La vostra linea è non vedo, non sento, non c'ero e se c'ero dormivo. Il 22 novembre, una domenica, il governo si riunisce e in 25 minuti fa un decreto per salvare i banchieri e azzerare i risparmi di oltre 140.000 famiglie italiane. Persone che si erano fidate dei manager di quattro banche che li avevano rassicurati su dove investire i soldi, i risparmi di una vita. Noi vogliamo tutelare le banche, questo governo tutela soltanto i banchieri e questo decreto va assolutamente ritirato. La tutela del risparmio è garantita dalla nostra Costituzione e noi stiamo incontrando in tutta Italia i cittadini che sono stati truffati dal governo e da Banca Italia. Ascoltiamo le storie dei piccoli investitori e informiamo l'opinione pubblica sugli effetti deleteri e sui rischi del nuovo meccanismo appena entrato in vigore che sacrifica i risparmi dei cittadini per salvare le banche. Venerdì il Movimento 5 Stelle sarà a Viterbo alle ore 18 nella sala dell'ex tribunale di Piazza Fontana. Domenica mattina alle 10 ci sarò anch'io, saremo nello spazio Alfieri di Via dell'Ulivo 6 a Firenze. Hanno tutto l'interesse a far scomparire dall'agenda politica di questo paese il dramma di queste 140.000 famiglie. Più faremo rumore, più alzeremo la testa, più riusciremo a restituire a questi risparmiatori i soldi di una vita.
Avrò le mie disabilità, ma le assicuro che sono capace di mandare il vicepresidente del Senato a fanculo. No.